Buonasera, buonasera, grazie di essere qui con noi, anche numerosi. Fa piacere che abbiamo una folta rappresentanza giovanile. Diamo il benvenuto a questa classe di scienze applicate del Pacini. Ringraziamo la professoressa che li ha accompagnati. Grazie a tutti voi e ovviamente abbiamo un ospite d'eccezione che è qui accanto a me, Sascha Naspini, nostro amico, possiamo dirlo, amico dell'Associazione Giacomo Pistoia e che molte volte ci ha fatto il piacere di essere qui con noi per presentare i tanti libri che ha prodotto in questi anni. Sascha si contraddistingue per essere uno scrittore forte, mi permetti di definirlo in questa maniera, forte nei contenuti e anche stavolta lo sentirete, ha affrontato un argomento particolarmente delicato ma con le qualità che lo contraddistinguono. Però vorrei passare subito la parola a Giuseppe Previti, presidente dell'associazione Giacomo Pistoia. Tra l'altro l'incontro, grazie a Maglio, sarà registrato e verrà poi messo sulla pagina YouTube di Giacomo Pistoia, quindi chi appena sarà caricato vorrà rivederlo e risentire questo intervento. La parola a Giuseppe Previti. Sì. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie alla Biblioteca San Giorgio che ci ospita e grazie a Sascha Naspini che è venuto come tutti gli anni a trovarci. Sascha è uno scrittore che ormai con Pistoia ha un buon rapporto e l'abbiamo proseguito in quello che è stato tutto il suo cammino di autore. L'autore è molto legato al territorio e anche alla memoria del territorio, se vogliamo. Lui è di Grosseto e ha ambientato molte delle sue storie pubblicate in questi anni su certi aspetti della Maremma. La Maremma è un po' una regione di cui si è parlato tanto, poi non so fin dove la conosciamo o meno, ma grazie a lui in vari suoi romanzi è partito sempre da un piccolo universo che poi ha un valore molto più ampio e profondo di quello che si possa pensare. E quindi vedi Le case del malcontento, vedi Aeroranti e vedi altri romanzi che via via abbiamo avuto il piacere di leggere e anche di presentare in questi anni. Oggi parliamo della Villa del Seminario, un libro che è uscito molto recentemente, è un libro che ha già avuto un buon successo, è un libro che questa volta lo dico subito, oggi noi abbiamo fatto la ripresa televisiva e l'abbiamo detto nel finale. Oggi lo diciamo subito, è un libro che è inserito nelle graduatorie che parteciperanno poi alle selezioni per il Premio Strega. E questo è importante sia per il libro in sé sia per l'autore, è un po' importante anche per chi normalmente parla di letteratura, già da un tempo una letteratura considerata o di secondo ordine o quantomeno vista con sospetto, perché la colpa si dava agli autori di gialli, era quella, cioè, ma loro i libri li vendono, non hanno bisogno dei premi, come se vendere un libro sia una cosa umiliante, quindi noi siamo contenti che i libri si vendano, per inciso i libri sono in fondo alla sala e quindi li potete acquistare e l'autore sarà ben lieto anche di firmarli. Detto questo, Villa del Seminario. Villa del Seminario è un romanzo che esce un po' da quello che è la sua normale produzione, non che lui si allontana dalle sue zone, più o meno è sempre ambientato, in questo caso è Rocca Federighi, che è una località sempre in provincia di Grosseto, ma è molto legato a quella che invece è stata una realtà del territorio. Quindi più che un romanzo dove si usa la fantasia per raccontare cose del passato, del presente, viste nell'arco della realtà, qui si racconta una storia legata espressamente alla Seconda Guerra Mondiale e a certi eventi della stessa. È un libro di memoria. Perché di memoria? Perché racconta un fatto e poi sta a noi. Grazie.
su. Dovrebbe essere su. Pronto? Mi sentite? Va bene, allora intanto che si risolve i problemi passiamo la parola a Sasha Naspini. Questo va? Questo là si sente bene, non si sente bene per me. Devo stare più lontano così sentite. Nemmeno così. Di là non sentono di vostro. A 10 centimetri. È andato. Sì, questo è meglio. Allora, buonasera a tutti, grazie della presentazione, grazie anche per queste prime parole. Villa del Seminario ha ragione Giuseppe, appartiene a quel ciclo o in quel filone narrativo che mi riguarda, che si sviluppa essenzialmente nell'ambiente territoriale della Valletta, quindi con vocalità di un certo tipo, con un'intenzione di un certo tipo, giri di pensiero e personaggi parlare in un certo modo. Poi c'è tutto un altro filone narrativo che è più di occasione contemporanea, no? Con altre velocità, veramente ostici, ma lo dicevo per fare, altre ambientazioni, altri luoghi. Prima del seminario in realtà è una storia che io ho conosciuto, quelle storie che ho conosciuto nella mura di casa praticamente. Io sono nato a Grosseto, i 5-6 anni della mia vita li ho passati proprio nel paesino che citava Giuseppe un attimo fa. Fino a 5 anni ho preso io e fin da quando sono da ragazzino ho sentito nominare questa faccenda, questa vicenda della leggenda quasi, no? Della villa del seminario, se ne parlava sempre a fin di labbra, se ne parlava sempre, insomma non finendo mai il discorso, ma era chiaro che c'era qualcosa. Poi nel corso degli anni mi sono interessato, c'è stato un aperto di internet con la luce qualcosa di più da qualche archivio, perché ci sono pochissime notizie riscontrabili dal punto di vista storico. E neanche abbiamo scoperto un po' tutti, ma ho conosciuto persone che hanno 60-65 anni, vivono e sono nate lì, secondo me, fino all'uscita di questo romanzo. La vicenda della vita del seminario, che era un primato di cui lo Stelo avrebbe sicuramente fatto a me. Il 43 e il 44, l'allora gerarca fascista Cercolani prese in affitto dalla diocesi di Grosseto, nella figura del vescovo Paolo Ragazzi, appunto la villa del seminario estivo del vescovo, per trasformarlo in un campo di internamento con regolare contratto, tutto questo, insomma, in omaggio al nuovo governo, firma di questo governo. Quindi già qui ci si pone una dimensione della storia che tocca, no? Delle volte particolari, sicuramente scopre. La faccenda che poi io riscontravo è che in questo paesino, che per me è un po' il paesello, no? Io sono da vivo 5-6 anni, però è sempre rimasto il luogo, no? Del ritorno di tanto in tanto, di nonno e tutto questo. Nessuno ne parlava e nessuno conosceva questa storia sociale, anzi continuavano a farci questo luogo, i tanti stili per i ragazzi, come se nulla fosse. E è lì che è cominciato, insomma, qualche anno fa a girarmi in testa questa storia, ovvero io ho questo luogo, non ho un personaggio seriale, no? Come a volte andavo con i giornalisti, per l'appunto, un commissario, no? Cioè, io probabilmente ho un luogo, no? Che ritorna, un luogo seriale, che è questo locale. Mi ha cantato un appunto anche dei diritti, dove di tanto in tanto ambientano le storie, le personaggi. E la domanda che mi facevo era un po' questa alla base: cosa succede in quel frangente storico, appunto? Siamo dopo l'8 settembre del 43.
alle felici dell'inverno del 43 che si annuncia velocissimo già da ottobre 43. Siamo in questo storico, appunto, l'arrivo degli alleati che stanno alzando, stanno sfondando su Roma, stanno sfondando su Anzio, insomma, siamo in quel momento di tensione là, c'è l'organizzazione delle bande partigiane, ci sono le privazioni di questo posto, di questo borgo. Il mio bisnonno, per esempio, di Rocca di Tiriti, Emilio Parrini, è morto di deferimento da Borgagna proprio nel dicembre del 43, ovvero di fame, no? Per capire se poteva di fame, che davvero c'era razionamento, eccetera. C'è l'arrivo della Wehrmacht, insomma, dei tedeschi, che vista l'eventuale ritirata passata degli alleati, stanno, diciamo così, banalizzo, buttando tutta una serie di polvere sotto il tappeto, tra cui archivi, ma anche legge. La domanda era questa: cosa succede in un contesto del genere se il punto in bianco ti piazza accanto a casa tua anche un campo di incentramento? Prima si diceva, no, professione, l'ottorandolo, no? Il panettiere, il ciabattino per l'appunto, cosa potevano sapere di cosa stava succedendo in Polonia? Niente, però vedevano famiglie che venivano denudate e tutto, beni mobili, rinchiusi, e poi vedevano sparire, vedevano partire per non tornare più. Quindi qualcosa potevi, insomma, non potevi niente. Non potevi immaginare ancora l'industrializzazione della morte che stava avvenendo, insomma, in Istria. Ecco, questa prima storia parte da questa suggestione, che è una fotografia particolare che coinvolge appunto anche la chiesa, eccetera. E io all'inizio ho avuto anche la tentazione di provare a raccontare le vicende di alcune di queste famiglie, perché nel 2018 è venuto un aiuto tra i vari documenti che abbiamo fatto, che volevo fare, che comunque, insomma, tenevo d'occhio, un volume scritto da Ariel Paggi, che si intitola Un muro di ebrei. Lui ricostruisce la storia di 174 ebrei di Maremma, molti dei quali sono transitati anche nella vita del vescovo. Ecco, lì a quel punto avevo davvero il materiale, anche umano, no? Con le storie, le vicende, da provare a raccontare, seguire, no? Intrecciare e così via. Poi mi sono reso conto che sarei stato nella trappola, forse, di tanti, troppi, cioè, un labirinto di situazioni che probabilmente mi avrebbe fatto prendere di vista il gesto, no? Che cercavo di compiere attraverso questo libro. E a quel punto ho deciso io, no? di raccontare la mia storia in quel contesto, una storia però che fosse vicina a tutte le altre vicende che si sono sviluppate nella vita del seminario e intorno, perché nel romanzo si parla anche di resistenza, di sangue giovane. La mia storia è vista dal punto di vista del ciabattino del paese, si chiama René Azzecco Renato Campelli. È un ciabattino che a 50 anni ha sempre vissuto le case, ma è una vita un po' trattenuta, ecco. Lui ha distorto un storpio della mano destra, gli mancano tre dita, che ha perso nel tornio, sul tornio del ragazzino, e questo essere, meno male, esatto, lo ha portato ad essere un po' lontano da tutto. Non ha mai avuto una famiglia, non ha fatto la prima guerra, certo, e vive questo innamoramento segreto nei confronti della vicina di casa Anna, però senza avere mai l'anno, mai vedo della prima guerra, senza avere mai il coraggio di dichiararsi. Siamo veramente nelle prime pagine qui. Hanno un figlio, Edoardo, che tutti credono in guerra, mentre in realtà un giorno si viene a scoprire che Edoardo è catturato da una banda di fascisti e insieme a un gruppo di ribelli è fucilato sul posto. La donna è cara, insomma, no? È assediata da un fiume di dolore e ha una reazione, insomma. L'unica reazione che ha di continuare, cioè questo figlio è iniziato, e si ancora però prima di andare lì, prima di sparire dalla scena, lascia a René un compito, una missione, e per la prima volta, e qui magari mi fermo per un attimo, per la prima volta René ha
è costretto a modificare lo sguardo sul mondo, ma soprattutto su se stesso, come lezioni importanti. E Sasha l'ha già accennato, attraverso il suo libro, come succede in tanti altri autori, noi possiamo scoprire la vera storia, anche se è scritta dalle persone più semplici. E ci sono delle frasi estremamente forti. Lui prima parlava di Anna, che è distrutta dal dolore della perdita del figlio. E Anna, a un certo punto del libro, dice queste parole: per superare un lutto occorre darsi uno scopo. E lo scopo è di scendere in campo insieme a tanti ragazzi, giovani. Come dicevi anche prima, René non capisce molte volte il perché si prende, ci si va alla macchia, si rischia la vita, si va a una vita di stenti, perché come si pativa la fame nel paese, vi potete immaginare come era stare nascosti in un bosco, in una caverna, con il rischio di essere uccisi, fucilati sul posto, se ti catturavano, se non peggio, come purtroppo in alcuni casi, e leggiamo anche nel libro, sono un po' severe. Ecco, secondo me, qui lo dico, Sasha ha fatto veramente un servizio alla storia che non è scritta sui saggi, ma attraverso il romanzo, e poi comunque ti chiederò, ma quanto c'è di vero anche in questi personaggi che te poi ti ha portato nel tuo libro? Ecco, attraverso questi personaggi veramente ci si avvicina alla storia, quella reale, quella di tutti i giorni, e soprattutto attraverso i gesti di coraggio, di paura e di coraggio. Ecco, Dietro ha costruito questi personaggi estremamente reali. E molti di questi personaggi di cui parlo nel romanzo sono realmente esistiti. Prima accennavo a Vincenzo Ercolani, gerarca del capo delle quattro province, insomma, nel 43 a Grosseto, il quale è anche il responsabile della fucilazione. Nato a Bomarzo, si diceva prima, no? Bomarzo, luogo mitico, magico, misterioso, giardino dei mostri, il vero mostro di lui sul serio, è responsabile del martirio di 11 ragazzi di Stradone, la strage di Stradone, che fu la ordinata, no? Lui è stato un zelantissimo, insomma, se piace, del governo, ci teneva a fare bella figura con il partito, seguì subito le indicazioni di Mussolini e ordinò una retrata nel marzo del 44, se non mi sbaglio, in un pezzo della Maremma, in modo da stanare tutti i remitenti da leva, i ragazzi, insomma, che si erano postati, eccetera. Alla fine di questa giornata, con questo battaglione di 120 uomini tra soldati dell'esercito regolare, tedeschi, eccetera, trovano questi 11 ragazzi al Cercolani, si erge al giudice all'istante, ordina una fucilazione istantanea. Si racconta che ordinò anche al fiorai del cimitero per non vendere i fiori con paesani per commemorare, no? Il funerale. Però era già primavera, erano fiorite le mimose, si mise a conto che questi ragazzi sono stati accompagnati poi alle tombe su questo tappeto dorato, insomma. Cercolani fu condannato dopo la guerra a 30 anni, no? Le cose non le scontate solo 7 per via dell'amnistia, ma non fu accusato mai, no, di aver organizzato e ordinato la deportazione delle famiglie ebraiche, insomma, degli ebrei, del campo del vescovo, nemmeno Maria da questo punto di vista. Il vescovo Galeazzi è un personaggio veramente esistito, un personaggio ambiguo, in odore filofascista, le sue omelie sono famose, e non è un punto di vista mio questo, un articolo recente, nonché un servizio sulla RAI che potete andare a cercare in qualsiasi momento, in cui Luciana Rocchi, storica, quindi molto più preparata di me, sicuramente dal punto di vista, lo dice chiaramente. Quindi è un personaggio ambiguo, un personaggio
no, che ti mette in una posizione che ti obbliga ad un esercizio interiore particolare, uno che si deve occupare dell'anima, della salvezza, che invece no, si muove in altre direzioni, in quel contesto specialmente. Sono famose le passeggiate al Barceto, del Galeazzi, insieme al Duce, appunto, delle bonifiche. Mi è piaciuto invece anche integrare all'interno di questa storia personaggi nostri nella zona che però fanno ecco con tantissimi eroi che ci sono su tutto il territorio italiano, di tutto. Io qui parlo di un certo Boscai, a noi Maremma è famoso, Guido Nardi si chiamava, un ragazzo giovanissimo di 19 anni, e René, questo ciabattino che è perplesso anche, no? Lui cambierà nome tante volte durante la propria storia, c'è tutto un suo percorso di identità, Renato Cappelli, Lettore Vita, ragazzino chiamato Pistola per via della mano, fatta così, più avanti Settebello, no? Con questa ironia un po' cattiva di Borghi, toccano al punto dove ti fa filmare, e poi diventerà maciste quando arriverà il Fitto, il Boschi, a vivere la storia, vedo quello quando essi maiuscoli, volto. René guarda questi ragazzi come Boscaglia e si interroga specialmente all'inizio della storia, non capisce cosa stanno vedendo questi ragazzi di 20 anni, perché appunto che rischiano la vita, che rischiano la vita delle loro famiglie, si danno agli stenti veri, al freddo vero, cosa intuiscono nel futuro che lui non vede, è lì che comincia il suo processo. Un altro personaggio che veramente gestita, insomma, mi piace ricordare anche nel romanzo, è Norma Parenti, quando Guido Nardi, boscaglio di Fiumino, viene preso in imboscata dei fascisti, viene ucciso. Come monito i fascisti presero il suo corpo e lo trascinarono, diciamo così, fino a Massa Marittima, no? E lasciando pezzi, no, di questo ragazzo in giro appunto come monito per tutta la mano, e l'hanno abbandonato poi sugli scalini del Duomo di Massimiliano. Questa ragazza, Norma Parenti, fu l'unica attivista, la ragazza che ha fatto davvero una resistenza, fu l'unica, insomma, a raccogliere i resti di questo costante per prenderli. Insomma, nel romanzo ci sono, circolano personaggi realmente esistiti che per me stesso, che ne parlava prima appunto anche in trasmissione, ho scoperto che esiste per davvero, sembra buffo, no? Però io ho pensato a un ciabattino di un piccolo borgo dell'entroterra maremmano, storpio della manovra destra per fare l'esistenza, in un certo suo modo, con gli strumenti che ha. E fa la sua trasformazione integrale. E già dall'ultimo libro di Antonazzurro, il capovanda, lui fa un'incursione a un certo punto, fa un'incursione nel comune di Roccastrada, che è il comune appunto in cui c'è questo paesino, e ho scoperto che parla a un certo punto di un ciabattino storpio, no? Buffo come cose a volte si parlano, che si è sentito che davvero ha fatto la sua esistenza. E cioè che le persone possono anche cambiare, cambiano grazie a certe situazioni che avvengono, e quindi c'è una trasformazione di tanti tuoi personaggi. Ecco, questo è un aspetto che secondo me tu hai toccato attraverso anche persone su cui ovviamente la diffidenza era naturale. Pensiamo ai ragazzi che si erano arruolati nella Repubblica Sociale e che facevano le guardie agli ebrei detenuti. Sì, sì, anche questo è un tema, anche questo è un tema che si va in un pezzettino della storia, no? Del romanzo, dico, in cui René ha accolto, diciamo così, interiorizzato la missione lasciata da Anna, e però il comandante
comandante insomma, della caserma Gaetano Vizzello, gli manda le commesse, no? Da parte del seminario, cioè lui che ci abbattono il paese, quindi riceve tanto e tanto questi sacchettoni, questi sacchi con gli scarponi, le fibbie, le cintole, le cose da aggiustare. A portargli questa roba è Simone, è un personaggio che diventerà centrale nel romanzo, un ragazzo di 22 anni, e lì ha provato a costituire quello che ho detto in giro, no? Questi ragazzi che a un certo punto si accorgevano di anche la guerra, faccio questa parentesi, vista da quella distanza, in un paesino, no? Con quel ritmo completamente diverso, fuori dal movimento, no? del fronte, vero? Era percepito in una maniera diversa. E questo personaggio, via via che passa il tempo, via via avanti la vicenda, si accorge di essere anche lui imprigionato nella sua uniforme, nella sua divisa, no? Si accorge di essere un soldato dell'esercito regolare, non è il posto, no? Da cui vuole combattere la sua battaglia. E comincia insieme a lui a, no? A pensare a modi, no? Per fare resistenza, mettere il bastone tra le rose. A un certo punto però porterà una notizia a Simone, dirà che al campo del vescovo sono arrivati altri 5 partigiani catturati in un casolare vicino al paese e pensa, mi dice, tra questi c'è anche una donna, e qui a questo punto per me non può davvero più stare a guardare. Se noi idealmente pensiamo a un confronto, partita, di sport, noi vediamo due cose strategiche in questo libro. La memoria è un muro. La memoria è qualcosa che va oltre la storia. La storia normalmente non ci viene raccontata. I ragazzi vanno a scuola, le tesi, le cose, dove vengono confrontate le cose. La memoria forse è una cosa leggermente diversa. E se noi prendiamo un video del seminario, e andiamo a consultare quello che possiamo trovare negli archivi per vedere quella è stata poi la realtà abbastanza vicina a noi. La Spini prima diceva che ci sono gente di 70 anni, 75, 80 anni che sono stati dall'assunto, ma non si ricordano di nulla, non si ricordano, non si vogliono ricordare, chissà, adesso andrebbe interrogato ognuno di loro. E allora la memoria che fine fa? E qualche sera fa, se arrivate alla televisione, televisione di Stato, TG3, avreste visto il nostro ospite arrancare un po' in mezzo a degli arbusti, a del fogliame, dove c'era effettivamente Sergio. Un muro importante, no? Questi giorni avete visto con i terremoti, non lo so, guardate la mura, guai se le mura vengono giù. Però ci fa ancora le mura alzate, non solamente alzarle per motivi per salvare o per tenere in piedi un qualcosa, le alza per nascondere evidentemente un qualcosa, perché se io ho una villa, l'avete vista, una villa di questo, una villa seminario, quindi si pensa tutto il bene che si può pensare, e se questa villa poi viene adibita a altre cose e qualche uno alza anche un muro per nascondere che l'ha benedetto, questo muro poi non è mai stato tolto perché va a Rocca Federica e si addentra per il seminario, ha la memoria anche viva di quello che è stato e di quello che è. Ecco, alla fine, quanto è importante la letteratura, perché io non credo ci si possa parlare molto, né della televisione né dei giornali, ma non per parlare male, loro vanno dietro a altre cose, e per 3 giorni parliamo solo di Sanremo, Sanremo è già dimenticato. Ora parleremo per 2 giorni di Berlusconi, e tutto sparisce, e a forza di sparire effettivamente non ci ragionano più di nulla, perché se voi parlate o a quei tempi e pare il vescovo di cosa ha detto no, ma io non ho fatto nulla, io non sapevo nulla, io non so di cosa, sembra lui non fosse alla difesa, vabbè, la persona risponderà per se stesso, visto anche e addio, sì, visto l'abito che portava, con se stesso. Ecco, quanto è importante
scrivere al giorno d'oggi una storia del genere, a parte l'averla scritta bene, a parte essere in carne e tutto ne vogliamo, ma per te è importante, perché un po' a noi che ci rinfrescano le nostre, e ai ragazzi che effettivamente faccia vedere quello che succede, è bene sapere quello che è successo, poi uno può giudicare come vuole, non si sta facendo neppure niente cose. Però è bene ricordare e aver presente, se no lui oggi ne so già tanti. La Germania per 40 anni non aveva creato un muro, tra Messico e Stati Uniti c'è un muro, la Turchia c'è un muro per andare da parte di là. Quindi questi muri c'è modo di eliminarli, forse speriamo che anche studenti di libri così contribuiscano a fare questo. Sì, spero. Io si parlava di questi temi in trasmissione, parlavamo di, non del tema della giornata della memoria, che il peso che ha, nel senso, è un'occasione all'anno in cui te, esatto, è l'occasione in cui si prova a ricordare un determinato fatto in modo che non succeda mai più, è questo grosso inciampo dell'umanità. Perché se lo dimentichi è più facile dimenticarti, no? Detto banalmente proprio. Ora io che proprio 4 minuti fa, mentre eravamo, ricevo uno dei tanti messaggi degli ultimi giorni, no? Sia su Instagram, Facebook, eccetera. Mi leggo questo link che è arrivato verso l'inizio, dice io faccio parte di quelli che hanno fatto i campi estivi con la chiesa al seminario da qui. Mio babbo è di Rocca Tedeschi e non ne so più niente, sono scioccato. Cioè, non sapere, ecco, l'esercizio anche di dover rinominare, no? Il movimento in cui abiti, cioè, te scopri, faccio un esempio stupido, di punto in bianco che nella casa in cui abiti da 10 anni c'è un circo di persone. Ti cambia qualcosa dentro, no? Qualcosa dentro ti cambia. Di punto in bianco scopri che dei ragazzini vengono portati fare campi solari, no? Nella bellissima parco della Villa del Vescovo, dove anche io da ragazzino venivo portato paradossalmente anche a fare i picnic del 25 aprile, no? Con tutte queste, con questi diventati shock, no? Che poi quando vado a fare le notizie, senza che avesse la sacralità del luogo che era, ovvero le tantissime sono transitate delle famiglie, sono andate a raci, se ne scontano di più, anche i neonati, no? C'è una nota in cui si legge Alice Singer, adolescente, letteralmente sparita nel nulla. Cioè questa roba qua, dice come serve, no? Ricordarlo, serve perché pensando, diventa un simbolo quel luogo lì, no? E quindi è bene che non venga dimenticato. Il muro degli ebrei, che è lo stesso titolo del libro che vi citavo all'inizio di Ariel Paggi. E in quel servizio della RAI siamo andati giù, tra l'altro appena sono cascato, giù nel bosco, è sommerso, no? Dal bosco, in questi decenni, di abbandono, insomma. E lì è a testimonianza di, eretto nel 43, per non mostrare da fuori quello che stava avvenendo dentro, ma soprattutto, come dice proprio Pagina, nell'apertura del suo volume, delle sue costruzioni storiche, e che porto anch'io a parte della nota finale del romanzo, è quel muro che rappresenta il silenzio che ancora tutt'oggi c'è in quel posto lì. Noi facciamo il giorno della memoria di tutto, no? Ci sono eventi, eccetera. Poi guardi accanto a casa tua e trovi queste pozze di silenzio che sono complesse, sono complessità, non è che c'è una cattiveria di base, da parte degli abitanti, dico, anche se vai a toccare i tasti veramente scomodi, all'epoca se te indicavi l'ubicazione di un ebreo, lo Stato ti pagava 5.000 lire e si parla del momento storico in cui la gente poi lo fa. Quindi sentite dove siamo posizionati, no? Te c'è un figliolo piccino che rischia di morire di fame, nel vero senso della parola, e ti ritrovi quasi costretto a essere il delatore della tale famiglia, no? Era questo scampo qua, è quello che ho cercato di riportare anche a un certo punto del libro, dove si aprono davvero dei b-side, no?
e dei libri con i personaggi. Ecco, abbiamo accennato più volte, no? Della presenza degli ebrei. Ecco, tu nel libro fai, cioè accompagni, come ho già detto, il lettore dentro questa villa, che è una villa degli orrori, per il tipo di vita che queste persone conducevano, per quello che succedeva, perché poi venivano portati anche i prigionieri. Quindi, quando dico tu sei uno scrittore che è forte nei contenuti, è forte anche in quello che fai vivere a chi legge quello che succedeva. Questo poi è, come dicevo anche prima, rispondo dal lettore. Il gesto che cerca di fare un romanzo è quello di regalare un'immersione in una determinata circostanza, un momento storico, determinati personaggi, punti di vista, prospettive. E questa immersione, e questo gesto, no? Questa immersione è diverso da ciò che magari sperimenta appunto nel messaggio storico, ha un compito completamente diverso. E sì, le pagine in cui René, dopo aver ricevuto la notizia che pensa, c'è anche una donna tra quelli culturali, lui decide di farsi internare, no? Cioè, il primo vero gesto, il primo vero gesto di coraggio da parte sua. Lui va quasi allo sbando, non sa nemmeno, non ha nemmeno un piano, gli interessa semplicemente di avvicinarsi eventualmente danno, poi da lì capire su cosa fare, no? E lui sperimenta le stanze del vescovo, questo vescovo che vive con i suoi due fratini e la sorella che è sotto, insieme a due tessore, lì gli portano gli attrezzi per continuare il suo lavoro, quindi diventa un po' il Geppetto, viene anche citato a un certo punto, che continua il suo lavoro di solitudine nella pancia del pesciano, no? René poi diventa simbolicamente qualcosa del genere, continua a lavorare agli scarponi, agli cintoli, ai figli, eccetera, dei soldati dell'esercito liberale, dei nazisti, ma lo fa da dentro, lo fa dalla villa del seminario, dal luogo della battaglia, nella speranza di riuscire a trovare indicazioni tramite Simone, che si muoverà dentro di Anna. Personaggio come René o Renato il Ciabattino, come affronta lui materialmente? Cioè, lui a un certo momento capisce che deve fare qualcosa, però appena dà anche una versione abbastanza, diciamo, buffa, uno poi lotta come può lottare. Ecco, com'è lui poi che affronterà, oltre che parlare con i ragazzi, con i soldati, ma lui aveva anche materialmente prende coraggio. Allora, il titolo del libro è sempre stato, sia anche quando era un titolo di lavoro, Villa del Seminario. Io però ho avuto anche la tentazione di prendere un altro libro a un certo punto, poi è rimasto lì. La guerra degli scarponi, no? Perché René a un certo punto decide di cominciare a fare la sua resistenza, ma gli strumenti che ha nel Ciabattino, 50 anni storpione a destra, ovvero non sopportare due settimi una volta sola, no? Siamo nel 1943, quel contesto e tutto il resto. Lui comincia la sua rivoluzione sabotando gli scarponi che gli portano, nella speranza che nell'attimo di necessità si possano sfaldare, diventare dei ciabattoni, no? Di essere entrati già soldati nell'attimo cruciale. Comunque, creare l'impedimento, questi sono i primi rudimenti, no? Le prime idee che René sperimenta per trovare, per dire, la sua battaglia, e intraprende quel percorso di cambiamento, di presa di coscienza, che lo porterà appunto a cambiare tanti nomi e, come si diceva prima ad aprire uno sguardo nuovo sul mondo, per quello mi interessava, perché provare a restituire una storia, la trasformazione interiore di un personaggio che apre una finestra del tutto inaspettata sulle cose, e quindi, come succede a tutti, apre anche su te stesso, no?
è un libro dove ci sono tante situazioni dure anche, però c'è, e questo voglio chiederlo, come la vostra ispirazione, c'è un momento di grande poesia, e cioè il momento in cui René decide di scrivere un suo diario, dove, come penso sia successo a tutti, mettere per scritto certi pensieri che servono per chiarirsi meglio quello che ci sta succedendo dentro. Pensieri che sono anche pensieri d'amore verso Anna, e che poi fa lui? Prende e li brucia e spera che qualche traccia di questa scendere che vuole possa arrivare fino a Anna. Quindi direi è un momento, è un'idea di grande poesia. Come ti è venuta? A quello è il momento, il capitolo che si chiama proprio Cara Anna. René è solo, il governo sta schiacciando il paese come tutto il resto, lui ha conosciuto durante i partigiani, ma è solo davvero. E il fatto che il suo amore, ovviamente, perché come si legge in quarta di copertina, viene del seminario, vorrebbe essere una storia di amore, di scatto all'esistenza. Lui trova il gesto, queste sue giornate di solitudine, il gesto della scrittura, come immagino sono capiti a molti di noi, di un dialogo, no? con Anna, che è perduta chissà dove, su quale versante, su quale picco. E sì, c'è questo momento in cui mi sembra di intuire attraverso la scrittura un filo invisibile, no? E poi serve soprattutto per fissare in queste pagine la sua nuova idea di mondo, che piano piano scrivendo, sembra retorico dirlo, ma scrivendo, raccontando, nomini le cose. E nel nominare le cose c'è quello che facciamo anche quando si scrive un libro, in qualche modo anche, no? Cioè, provare a dare un nome a qualcosa. E lui, che si è sempre fatto dare tanti nomi, non per la prima volta comincia a nominare i suoi sentimenti, le sue cose, il suo René. L'unica cosa che la Domina aveva detto era stata questa. Ma è una bella.
un'anca sfracellata si sentiva perduta e riscattava tutta quella fotografia che aveva nel cuore. Del suo uomo sparito da un pezzo. Le faccende che restano sono fulgurazioni di questo tipo. Ora Stella era ferma a letto, con un figlio in guerra e nessun marito. Difficilmente sarebbe arrivata Natale, perché meno Pasqua. Qualcuno vuole intervenire? Ora i ragazzi si faranno una serie di domande, voi mi raccomando, preparatevi a rispondere, perché se no la professoressa poi ve ne chiede conto. Allora, prego. Riguardo all'intreccio tra romanziere e storico, perché mi incuriosisce molto questo fatto di questa sua nuova gongola, però insomma qui proprio si vede chiaramente questo intreccio tra romanziere e storico, molto molto chiaro insomma. Ecco, questo è una delle domande che veramente credo che sia veramente facente parte del tuo DNA, avete vissuto in quel paese, quindi questo, diciamo, questo segreto, no? Non narrato, non detto da nessuno, nascosto. Durante il mondo cosa succedeva, però in fondo tutti erano consapevoli di quello che succedeva. Mi è venuto in mente quello che si sente raccontare quando vengono intervistati i paesani o le persone che abitavano vicino a Auschwitz. Dice, ma voi lo sapevate cosa succedeva? Ora, interviste tante, interviste, sono viste, anche testimonianze, il processo di Norimberga, cosa succedeva al di là di quel muro o di quel campo. E tutto diceva che non si diva, no? Questo, diciamo, questo tasciuto, questo mettere invece fuori, come stai facendo in questo video, credo che sia anche un po', anche in fase martiziale, la storia vera, la storia vissuta nella carne delle persone, c'è veramente un grosso contributo, che spalanca, tu dici, negativo non c'era niente, ho capito, chiaramente, nell'archivio storici non si è trovato niente di questa, parte, è uno dei pochi libri dati dalle diocesi fascisti in Europa, l'unica, questo mi sembra veramente uno scoprire una spanna pentola, e poi ci devono essere tante di queste situazioni di noi taciute e non mai raccontate, dove è successo dei decidi e delle cose tremende. Tra l'altro, ecco, mi pare di aver capito, leggendo un libro, che le persone che venivano portate lì, molte, quelle lì che ce la facevano in qualche modo, che venivano portate via bene, però in qualche modo, tirando fuori i quartini, non finivano nel campo di sterminio. Quelli invece più poveri venivano portate all'area. Ecco, non era appena sentito quelle mattine. Grazie. No, è stato anche così. Cioè, purtroppo, i documenti almeno che sono rimasti da questa vicenda riguardano addirittura, ci sono addirittura delle testimonianze di ebrei, della zona di Bitigliano, no? Che si facevano internare, cioè che affittavano una macchina, ma questi si facevano portare lì alla villa del seminario. Perché pareva fosse un luogo di buona alloggio in attesa della fine della guerra, addirittura, no? Quindi chi era più ammalicato poi nei confronti del vescovo riceveva aiuti di Dio. Ci sono delle famiglie, testimonianze di famiglie che si sono fatte, dicono, degli esperti medici in particolare per non partire, no? Cioè, farsi malattie e così via. Quindi, tutto questo, sì, cioè, l'altro giorno, sempre nel servizio che citavo prima, sempre con Luciana Rocchi, facevano caso di quanto gli ebrei di Maremma, ovvero quelli vicini al vescovo, in realtà non sono partiti, non sono partiti tutti gli altri, non si sa nemmeno quanti fossero. C'erano gli stranieri. C'erano gli stranieri, certo, sicuramente.
quindi queste distinzioni, questo mare d'ambiguità, e quindi con un libro cerchi di fare, cerchi di rompere, ma questo immagino sempre, e lo dico anche sempre dal lettore, cerchi di rompere quello strato di superficialità, la superficie, provare a inoltrarti nelle complessità delle cose. Quando ci sono le complessità, ci sono le tensioni, ci sono poi fai brutti incontri perché scomodi, come in questo caso è scomodo, sicuramente è scomodo per gli abitanti di Rocca dei Righi. Io domani vado a presentare il libro, mi sento già malevola, no? perché insomma, che ne so, come, e verranno anche gli editori oltretutto a Roma, ci sarà una delegazione proprio per vedere e fare sperimentare cos'è che non ha, tutt'oggi non permette di parlare di no. Faccio un altro esempio. A me per l'uscita del libro, per far capire la mentalità che è difficile da buttare giù, per l'uscita del libro mi diceva, in vista del giorno della memoria, non quello del ricordo, questa verità del tutto italiano, però il giorno della memoria, 27 gennaio, l'occasione dell'uscita del libro, come poteva essere, facciamo questa presentazione direttamente nella vita del seminario, coinvolgendo attori, pittori, musicisti, storici che sono più qualificati, no? Che sanno essere più chirurgici nelle emozioni. Quindi mi sono interessato con un amico, presso un polo scientifico che si occupa della memoria della resistenza, della contemporanea, no? Voglio dire, la risposta che abbiamo ricevuto è stata: preferiamo di no per una delle funzioni con la Chiesa. Cioè, quindi ti viene da dire, ti rincalzi dal capo, no? Ti rincalzi che la ruota continui, no? ad andare nello stesso solco. Certo, non sono tutti stati come il cardinale Pio della Costa che di fronte a Hitler non ha delle finestre, insomma, ecco, questo bisogna di poco, si sa che c'è stato purtroppo chi invece è asceso fin da ultimo e a sostenere anche la Repubblica Sociale. Bene, se non ci sono altre domande, allora i libri ci sono? Sono già finiti tutti, però qui c'è lo scrittore, se qualcuno si vuole fare la dedicazione sul libro, a voi a disposizione. Se non ci sono altre domande, l'ho già sentito, no? E l'interrogazione per questa volta non ve la facciamo, quindi siete mandati alla prossima volta. E niente, grazie di essere stati qui con noi, grazie per aver condiviso questa esperienza, e grazie a Sasha, e buona serata a tutti.